Bella raga, sta passando il treno, osserviamo. Incredibilmente la vita è un viaggio e quindi adesso facciamo un viaggio dentro questa nuova Makita 18V. 18V, doppia batteria, quindi batteria da 18, 5.5H, doppia batteria uguale 36V. Olio per la barra da motosega, chiaramente potevo prendere quello normale, ma in realtà in questo caso ho preso quello biodegradabile, costa il triplo, però è una scelta che va bene per la natura. Ok, vediamo che cos'è arrivato. Quindi, olio ce l'abbiamo. Batterie, vieni un attimo, vediamo un po' la situazione. Questa batteria è una batteria agli ioni di litio, ma è una di quelle cinese, quindi non è originale Makita, sono cariche tutte e due al 100% e vediamo come va. Ok, vediamo cos'è arrivato. Quindi, doppia batteria e olio. Coltelletto, tac. Dovrebbe essere apribile così, teoricamente. Allora, tac e tac. Presa da Amazon, devo dire che in questo caso è molto efficiente perché è arrivata nel giro di pochi giorni. Ora vediamo com'è la situazione. Dentro abbiamo dell'olio basico che tendenzialmente preferirei non utilizzare. Abbiamo il corpo della macchina, sistema di blocco, qui abbiamo i due indicatori di batteria, molto 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 interessante. Quindi poi abbiamo la catena in dotazione, abbiamo la nostra barra da 35. Ok, bene, vediamo come funziona. Manuale di istruzioni, che è molto importante, ma tra virgolette opinabile nel mio caso, perché mi sono visto un video prima per cercare di montare e vediamo se riusciamo a montare questo affare qua. Chiaramente è tutto molto improvvisato. Allora, tac, primo, secondo. Il peso è notevole, ma arriverà sui 4,5 kg totale con la barra, quindi è abbastanza utilizzabile. Chiaramente è da usare con due mani per facilitare l'accensione. Tac, luce verde, vuol dire operativa. Test batterie, tac, tutte e due rossi a pieno carico. Ok, quindi così dovrebbe andare. Si solleva questa parte qua, tac, si svita comodamente questo trabiccolino qua. Ale. Ho fatto la scelta sull'elettrico per il semplice fatto che la benzina mi sta abbastanza sulle balle, anche se chiaramente sono più efficienti, così dicono, ma questa qui è una scelta estremamente consapevole, anche perché io ho una batteria bella potente con un inverter con spunto fino a 3000 watt e quindi carico tranquillamente la mia cosa motosega. Quindi la barra si mette così. Ok, tiriamo fuori la catena. Voilà, andiamo a montare la catena. Teniamo presente che non ho mai utilizzato motoseghe elettriche. Avevo una volta una motosega a benzina, ma poi l'ho venduta appunto perché non mi occorreva più. Andiamo a posizionare, a mettere bene questo qui qua dentro. Ok, una volta che questo è dentro così, messo bene nella sua sede, lo incastriamo ben bene. Tac, una volta che questo è così, lasciamo aperto, regoliamo con questo più o questo meno la tensione della catena, che è già abbastanza tesa fortunatamente. Andiamo a avvitare questo affarino qua, tac. Molto semplice, però è la prima volta, quindi è un po' macchinoso per me. Ok, regoliamo un po' così, direi che con un pochino, perfetto. Quindi una volta che questo è stretto, la motosega c'è, perfetto, così è bloccata, quindi non va.
così è sbloccata, accendiamo. Ok, ci mettiamo l'olio, quindi spegniamo per la catena, mettiamo qua. Olè, tappino. C'è. Tac. E la motosega tendenzialmente è operativa. Mettiamo la sua custodia. Questo è il regolatore dell'olio. Quindi se quando provate la vostra motosega non vedete che schizza l'olio, no buono, mettete il cacciavite piatto qua dentro e regolate l'olio. In questo modo preserverete la vostra catena e la vostra macchina. Andiamo a provare la motosega. Ale. Si dà il caso che la natura in questo caso ci... la natura in questo caso ci agevola, perché è arrivato un grande temporale e ha fatto cadere un bell'albero molto interessante. Proveremo dal piccolo per poi arrivare al grosso. Ora, questo è il sistema di blocco in avanti, quindi così la motosega non va, va sempre tenuta in questa posizione. Si accende la motosega e la luce diventa verde. Controlliamo le batterie, piena e piena. Tiriamo via l'affarino qua, togliamo via il blocco e a due mani andiamo a tagliare. Questi qui teoricamente non dovrebbe neanche vederli. Accendiamo. Questo diametro qui praticamente è come burro. Andiamo sul più grande ancora, senza farci cadere quest'albero in testa. Questo qui è tenuto da questo, quindi forse qua non è un problema. Perfetto. Ragazzi, che dire? È uno spettacolo, non li sente neanche. Ha una potenza incredibile. Vediamo se riusciamo ad aiutare quelli del parco e a tirare giù questo bestione. Come lo tiriamo giù? Bella domanda. Cercate di fare il più possibile il lavoro in sicurezza. Non guardate me che lavoro in infradito a piedi nudi. Sono assolutamente un pessimo esempio, però ne sono consapevole e a me piace così. Ok. Come potete notare, ragazzi, funziona veramente veramente bene. Legni di questo calibro neanche li sente. Guardate qua, lo prendo dove c'è il nodo, che è la parte più dura. Neanche lo sente, ragazzi, guarda. Ok, almeno così quando verranno gli operatori del parco saranno più facilitati. Portarlo via. Incredibilmente ho appena notato che se io lo accendo e non la utilizzo, tendenzialmente si spegne in pochi secondi. Vediamo. 5 4 3. Wow, tanta roba. Intelligente, però il blocco lo metto lo stesso. Ok, probabilmente taglio un po' da qua, vediamo. Taglio da qua.
accendiamo, tolgo il blocco. Allora, stiamo iniziando a capirci qualcosa, quindi continuiamo. Comunque ragazzi, tronchi di questo calibro qua, che è veramente grosso, guardate. Come burro, eh? Ok. Però qua è veramente divertente. Ok, questo è il taglio più grosso che si può fare fino adesso. Questo qui è veramente un bel taglio. Le batterie, per essere cinesi, solo una tacca abbiamo, quindi solo una tacca. Vediamo quanto dura, se riesco a fare ancora due tagli. Però ragazzi, mamma mia, riusciamo a liberare questo povero albero da se stesso? No, non ancora. Vediamo se riesco a buttarlo di qua. Occhio. Niente da fare, non voglio uscire. Perde un po' di potenza, ma è normale. Finito la batteria. Allora, le batterie segna uno, però è scarica. C'è da dire che ho fatto un gran bel po' di tagli, eh? Niente da fare, è troppo pesante per alzarlo. Va bene. Proverò a inventarmi qualcosa. Vediamo un po' se quel minimo di intelligenza che in teoria si potrebbe avere, se posso sfruttarla in qualche maniera. Allora, questo qua.
così. Se sollevo qui, così, forse la mia intelligenza istintiva mi sta dicendo che ce la posso fare. Metto la testa, questa sì, che usare la testa. Allora, tu ti incastri un attimo, così, ok. Quindi, questo qua lo metto così, questo lo metto così. Pronti? Dai. E vai! Alla fine, chi la dura la vince. Quindi questo qua, tac. Lo rimetto a posto. Vediamo, per mia curiosità, se riesce a fare un ultimo taglio con la batteria scarica. Dopo test estremo, per mia curiosità. Accendiamo. Ma quindi, anche se la batteria segna 1, si può dire che non tiene. Magari ce la si fa. Niente da fare. Batteria 1 si rifiuta di andare. Quindi spegniamo. Metto il blocco. Inserisco il suo coperchio, metto a posto questi altri due pezzi. E direi che l'albero è libero, la motosega l'abbiamo più che provata. Come ripeto, queste batterie c'è scritto 18 volt 55H, ma in realtà, essendo non originali Makita, non penso che sia effettivo come, non penso che sia veramente effettivo come valore. Tuttavia, all'inizio c'era un grande albero e adesso non c'è più. Quindi, la recensione di uno che non ci capisce una mazza di motoseghe, ma che per tutta la vita se le è solo sempre fatte, cioè, ma non col motore. Cancellare quello che ho detto. Direi che è un'ottima motosega. Bene, chiudo tutto e alla prossima. Un abbraccio, ciao.